La figura a cavallo è Oltrado da Tresseno, podestà di Milano che nel 1233 terminò la costruzione del palazzo. Cittadino di Lodi, fu difensore della fede cattolica contro gli eretici. La scroffa semilanuta, insegna cittadina recuperata da antichi resti, compare su un pilastro. L'edificio era a due piani. Sotto il porticato i banchieri e i notai facevano affari e contratti. Al primo piano si teneva, in una grande sala, il Consiglio dei Novecento, i rappresentanti delle sei porte della città. Con l'investitura imperiale a Duca di Milano di Gian Galeazzo Visconti, il ruolo politico della piazza cominciò a declinare e il portico fu gradualmente ceduto al ceto mercantile. A metà del 1500 anche il palazzo cambiò. Il salone venne suddiviso in verticale ospitando la Corte di Giustizia e nel sottotetto l'archivio comunale. Gli austriaci rialzarono l'edificio e aggiunsero i finestroni ovali. I portici, chiusi e riaperti più volte, passarono dall'uso antico di farvi il mercato a ospitare spazi commerciali. Dal 1944 la Rinascente bombardata sarà lì per 7 anni. Alla riapertura del portico alcune lapidi ricorderanno i partigiani caduti.